un grande concetto, la semplicità, chiarezza, semplicità e efficacia. Oh, intanto l'incontro non durerà assolutamente le due ore che erano prefissate, molto molto di meno. Cerchiamo di essere sintetici e di raccogliere tutti i frutti che poi il colonnello ci elargirà. È chiaro che è un incontro sui generis, se parliamo di un argomento veramente molto molto particolare per il momento. Si parla dappertutto di intelligenza artificiale. E noi stranamente in Abruzzo pochi incontri, a dire la verità, io ho semplicemente seguito, caro padre Emiliano, quell'incontro di cui mi parlava, e poi ho partecipato anch'io a Pescara, organizzata un'associazione fatta di donne, e, diciamo, però lì è stato abbastanza pesante, se non arrivavi tu, insomma, là, non so a che ora si finiva. Quindi voglio dire, noi vogliamo essere molto molto elastici, molto dinamici, ma soprattutto sintetici. E allora, Tommaso, io voglio cominciare, dai, tanto un'oretta e mezza, mo sta arrivando anche Germano per il cosiddetto sorriso. E io dico che è partita questa iniziativa da una semplice riorganizzazione delle attività dell'anno, e mi piace che abbiamo colto a volo l'idea e poi abbiamo trovato la disponibilità di padre Emiliano Antenucci e del colonnello Franco Sivilli, disponibilissimi nonostante il tempo, il periodo estivo, il caldo e tutto quanto. Parliamo di intelligenza artificiale, lì per lì siamo rimasti un pochettino perplessi, ma siamo all'altezza di argomentare su questo fatto, su questo diciamo argomento così nuovo, così pieno di incognite. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Uno pensa subito al robot, pensa subito a qualcosa che di transumano, diciamo così, vero? E invece parliamo di cose che sono vicine a noi, parliamo anche di questi giocattolini, parliamo di tutto quello che ci vive intorno. Quindi fondamentalmente parliamo di informatica e di tutto ciò che gira intorno all'informatica, che ha a che fare con la progettazione di cose che fanno cose umane. Poi ci spiegherà meglio colonnello, ma io voglio provocare subito l'onorevole Tommaso Coletti, perché insomma l'intelligenza artificiale in questo periodo qua, abbiamo veramente bisogno di intelligenza artificiale, specialmente in politica. Vedo che insomma abbiamo preso degli abbagli incredibili in questi ultimi tempi, la partitocrazia sembra che non regge più, se vogliamo usare questo termine, reggere, e crediamo che ci siano in corso anche attività di raccolta firme a Milano. Proprio stamattina si parlava di raccolta firme per referendum abrogativo del Rosatellum. Dovrebbero fare raccolta voti. Per avere un senso. Ecco, quindi c'è una crisi effettiva. Allora, intelligenza artificiale e politica, Tommaso Coletti. Ma io non sono un esperto della materia. L'intelligenza artificiale è una materia, una branca dell'informatica praticamente, che si sta sviluppando in questo periodo molto concitato, anche perché i bambini crescono a 3-4 anni ormai, non ti seguono più, perché vanno a vedere, seguono su internet tutte le cose di cui sono interessati. L'intelligenza artificiale fa anche paura, l'intelligenza artificiale, così come è stato detto, è una opportunità, ma è anche, ci sono anche dei timori per quanto riguarda il problema etico, per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Però è uno strumento creato dall'uomo, cioè non può mai superare l'intelligenza umana, perché è uno strumento dell'uomo. È un robot, è un qualcosa di meccanico, ci devi mettere dentro i giusti programmi, gli algoritmi giusti e compagnia bella, per poi avere la capacità di analizzare anche i fatti a cui l'intelligenza artificiale è chiamata a rispondere. Però è sempre l'uomo che ha il sopravvento sulla macchina, sulla mano. È naturale. Qualcuno mi ha fatto una battuta di questo genere, dice: la bomba atomica, l'energia atomica è un'energia utile all'umanità, se la usi bene. Se la usi male, l'energia atomica poi diventa un pericolo per l'umanità. E quindi io ritengo
che in politica ci vorrebbe l'intelligenza dell'uomo, non della macchina, assolutamente, perché la macchina non coglie sicuramente il sentimento umano, è difficile che la macchina sia capace di interpretare il sentimento umano e le necessità a cui la politica deve far fronte in ogni momento, in circostanze più disparate, perché le necessità degli uomini e del corpo, della società, sono necessità che variano da periodo a periodo, per cui la macchina non è che si adegua all'esigenza del popolo momento per momento. Per cui io penso che la politica deve fare il suo lavoro, gli scienziati devono fare il proprio lavoro e utilizzare questi strumenti nel migliore dei modi. Per esempio, noi abbiamo l'intelligenza naturale, adesso è arrivato il sindaco di Tollo, il dottor Angelo Radi, che è un esempio di intelligenza non artificiale, ma naturale. Infatti lui mi ha fatto la battuta a me: ma tu che c'entri, quando hai visto l'invito, ma tu che c'entri con l'intelligenza artificiale? Perché voleva dire: noi siamo intelligenti naturalmente, non ci serve. Volevo dire anche altro. Non so che volevi dire altro, poi lo potrai dire, non ti preoccupare. Quindi voglio dire, l'intelligenza artificiale è uno strumento che sta appassionando tutti, sta appassionando le forze politiche, sta appassionando le istituzioni, sta appassionando pure la religione, sta appassionando anche il Santo Padre, che parla di questo problema e ne parla per cercare di sfruttare al meglio quello che l'uomo riesce a creare e per evitare che poi l'uomo distrugga se stesso, in poche parole, queste penso io. Io comunque non dovevo intervenire, è stato Angelo, è stato Nando che mi ha provocato, perché non sono all'altezza del compito per questo argomento. Io voglio ringraziare invece padre Antenucci, che so che è un esperto, ma non solo, è un frate, ma molto umano, io ho visto, ho seguito un pochettino e quindi lo ringrazio per essere qui a Ortona questa sera, tra i tanti impegni che loro hanno, insieme al colonnello dei Carabinieri, e questo mi fa piacere, il colonnello dei Carabinieri, che è esperto di informatica, vive a Chieti, lavora al Consiglio di Stato naturalmente nel settore, poi distaccato al Consiglio di Stato, quindi abbiamo due personaggi di livello che fa onore alla nostra città. Probabilmente non siamo stati preparati giustamente per l'accoglienza, teniamo conto però che il periodo estivo è compagnia bella, però tutto sommato gli appassionati di Abruzzo Popolare che fa queste iniziative ci sono sempre, ma soprattutto ci sono le persone che sono interessate a questa materia e che seguono gli sviluppi anche a livello nazionale, a livello di dibattito su questo argomento che in questi giorni sta prendendo piede un po' dappertutto l'argomento. Quindi io voglio ringraziare veramente questi due grandi ed autorevoli personaggi che si sono prestati questo pomeriggio per venire a Ortona. Sta arrivando anche in Duccio, conoscete in Duccio, Germano D'Aurelio, in arte in Duccio. Giustamente mi ha detto qualcuno: ma chi c'è in Duccio in intelligenza artificiale? Io ho telefonato, Germano, gli ho detto intelligenza comica. Germano, ma ha detto: noi siamo intelligenti, un po' naturalmente, ma poi noi ci arrangiamo pure con l'intelligenza artificiale. Quindi sta arrivando, ha chiamato che sta arrivando, poi faremo pure qualche risata con loro, però ringrazio i due autorevoli personaggi e ringrazio voi che questa sera stiamo bene, tranquillamente qui dentro, ma in un clima di difficoltà, di temperatura soprattutto, vi prestate sempre a venire ad ascoltare le iniziative di Abruzzo Popolare. Giustamente mi diceva mio figlio prima in macchina: ma fermatevi un pochettino, riposate durante quest'estate, fate qualcosa, riprendete a settembre, perché a settembre la temperatura è migliore, quindi sicuramente la gente vi seguirà ancora di più. Vi ringrazio voi e ringrazio loro per questa bellissima iniziativa.
voglio dire che sta andando anche in diretta su Facebook con una testata che normalmente non fa meno di 5.000 visualizzazioni. Si chiama ortonanotizie.net, che va in diretta e poi lo colloca sul sito, che viene seguito da tantissimi utenti, e questo è uno di quegli strumenti che insomma abbiamo a disposizione in questo mese. Stiamo già in diretta su Facebook. Grazie pure a Ortona Notizie per essersi prestata a questa bella e appassionante iniziativa. Grazie a voi. Allora riprendiamo, ringraziamo il presidente e riprendiamo subito l'incontro. E parlavo con te, padre Emiliano, conviene che diamo la parola subito al colonnello. Io faccio subito una domanda. Abbiamo trovato, su, ogni tanto ci dilettiamo a leggere, su alcune riviste di carattere scientifico, una parola molto particolare da parte di uno scienziato, non uno qualunque, Stephen Hawking. 2014 ci dice che bisogna stare attenti perché è una minaccia all'intelligenza artificiale, addirittura alla sopravvivenza dell'umanità. Voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Allora, parola a lei. Grazie Tommaso, grazie Nando, grazie padre Emiliano per questa occasione importante per cercare di spiegare bene alcuni concetti. Oggi si parla di intelligenza artificiale in tanti ambiti e in tanti contesti, ma sono poco chiari i concetti che sono alla base dell'intelligenza artificiale. Tutte e due, quelle della telecamera. Ok, okay. Si può alzare un po' di più. Allora, l'intelligenza artificiale, dovete sapere, l'intelligenza artificiale se ne parla in questo periodo con grande fervore, ma in realtà l'intelligenza artificiale nasce parecchi anni fa, nasce quando nasce l'informatica. E in particolare vorrei chiarire due concetti, no? Due parole, l'informatica e l'intelligenza artificiale. E anche una parola che si usa abbastanza spesso oggi, che è algoritmo. Si parla di algoritmo, si parla di informatica, ma cosa sono? Allora, l'informatica è la scienza dell'informazione. È la scienza che si propone di fare eseguire alle macchine compiti ben delineati, ben catalogati, compiti che sono risoluzioni a problemi, risoluzioni che è l'uomo che trova e che spiega alla macchina attraverso un linguaggio ben specifico che si chiama algoritmico, ma questa parola algoritmo deriva, in pochi lo sanno, dal nome di un matematico arabo persiano, si chiamava Al-Khwarizmi, no? Il quale, mi piace, diciamo, do un assist a frate Emiliano, faceva questo paragone, diceva un uomo si valuta per tanti parametri, il primo dei quali è l'etica. E quindi se dovessi valutare un uomo io dovrei mettere prima di tutto uno se ha alti valori di etica, poi se è bravo ci aggiungono zero e uno seguito da zero fa 10. Se poi è anche preparato si aggiunge un altro zero e fa 100. Se poi è generoso ci aggiungo un altro zero e fa 1000. Ma se tolgo l'uno davanti, tutto il resto viene azzerato. Quindi l'etica è il parametro più importante di valutazione dell'uomo. E su questo principio, diciamo, era un modo abbastanza, diciamo, diffuso da parte di quel matematico di catalogare le persone. Oggi più che mai è attuale nell'era dell'intelligenza artificiale. In questo panorama un altro personaggio importante è Alan Turing. Alan Turing è stato un matematico inglese, molti non sanno, a lui si deve un po' le sorti della Seconda Guerra Mondiale e del nostro mondo occidentale, perché lui riuscì attraverso un insieme di matematici, erano gli informatici dell'epoca,
attraverso un calcolatore elettromeccanico in una base inglese a Bletchley Park a decodificare i messaggi cifrati che avvenivano tra le truppe naziste attraverso una macchina chiamata macchina Enigma. Lui riuscì attraverso algoritmi, no, di forza bruta a decifrare questi messaggi e quindi a sapere prima quali erano le mosse del nemico, e a lui molti storici dicono che abbia condizionato le sorti della guerra. Quindi cito Alan Turing per farvi inquadrare un po' il periodo storico, parliamo della seconda guerra mondiale, 42-43, e a lui si deve anche il primo test sull'intelligenza artificiale, il test di Turing. Il test di Turing in che cosa consisteva? Consisteva nel... lui ipotizzò, diciamo, il concetto di intelligenza artificiale e disse: quando una macchina è intelligente, se un uomo pone delle domande a due entità che sono al di là di un telo e le risposte che riceve da parte dell'uomo e da parte della macchina non sono distinguibili, allora vuol dire che la macchina è intelligente. Oggi questo test è ancora valido, il test di Turing si cita per valutare quanto intelligente è una macchina. Che differenza c'è? Ora poi lo riprenderò con le slide che cercherò poi di semplificare, no? È importante fare una distinzione, perché nella informatica classica, abbiamo detto, in informatica io insegno, no? Dico al computer come eseguire in maniera automatica un algoritmo. Un algoritmo cos'è? È la soluzione a un problema, no? Immaginiamo di voler calcolare la media degli esami di uno studente, io alla macchina devo spiegare che per calcolare la media degli esami di uno studente devo fare la somma dei voti e dividere per il numero degli esami. Quindi l'algoritmo dice che devo prendere in input dei dati, quindi devo fornire alla macchina dei dati. Questi dati cosa sono? Sono i voti degli studenti. Poi devo spiegare come elaborarli questi dati, quindi devo dire di prendere un numero alla volta, sommarlo fino ad arrivare all'ultimo numero, e quando sono arrivato all'ultimo numero devo dividere per il numero di esami e fornire in output il risultato, che è la media. Quindi ogni programma ha un ingresso, ha una fase di elaborazione e ha un'uscita, quindi un input, un algoritmo trasformato in un linguaggio comprensibile alla macchina, un linguaggio di programmazione, e un output. Quindi il computer nulla fa nell'informatica classica, quella tradizionale, quella che sta dietro le prenotazioni degli aerei, quello che sta dietro il pagamento degli stipendi, quello che sta dietro a qualsiasi attività informatizzata che abbiamo. Nulla fa il computer se non quello che l'uomo gli ha saputo spiegare in maniera chiara. E questo è l'algoritmo. L'intelligenza artificiale invece è un'altra cosa. L'intelligenza artificiale fa parte di un'informatica che è nata con Turing e poi ha subito una serie di oscillazioni, no? Io le chiamo estati e inverni dell'intelligenza artificiale, che ora poi descriverò nel corso della presentazione. E che cosa c'è di diverso rispetto all'informatica classica? Che nell'intelligenza artificiale l'algoritmo che l'uomo deve trovare e spiegare alla macchina è la macchina stessa che riesce a trovarlo. E questa è la differenza tra l'informatica classica e l'intelligenza artificiale. Nell'informatica classica, se volessimo parlare in termini matematici, no? Y uguale f di x, no? È una classica espressione, una funzione, no? Una funzione cos'è? È un modo di calcolare su un input che è x in un certo modo qualcosa per ottenere y che è il risultato. Nell'informatica classica io conosco la x che è l'input e conosco la funzione che è f per ottenere y che è il risultato. Invece nell'intelligenza artificiale è la macchina che riesce attraverso un input e un output atteso a trovare l'algoritmo, e questa è la grossa novità. E come fa? Dove sta il segreto? E qui si apre un dibattito molto importante sulla spiegabilità dei modelli, perché attraverso un processo che si chiama
machine learning, no? Abbiamo sentito parlare di questa parola, l'apprendimento automatico, abbiamo sentito parlare di deep learning, abbiamo sentito parlare di reti neurali, abbiamo sentito parlare di chat GPT, no? Tutte queste parole derivano proprio da un'evoluzione che ora vedremo come è avvenuta dell'intelligenza artificiale. Ma oggi il vero problema qual è? È che noi dobbiamo capire se fidarci dell'intelligenza artificiale. E non abbiamo al momento strumenti abbastanza sufficienti per capire l'attendibilità di ciò che l'intelligenza artificiale ci fornisce e soprattutto di spiegare le motivazioni attraverso le quali quell'intelligenza artificiale ci ha fornito quella risposta. E dobbiamo stare attenti a questo. Ora vedremo perché dico dobbiamo stare attenti a questo, perché se ci fidiamo troppo presto dell'intelligenza artificiale rischiamo, con i fenomeni di truffe online che sono sempre più frequenti in questo periodo, no? Poco fa, quando venivamo in macchina con frate Emiliano, stavamo parlando di un furto, di una truffa, no? Che è avvenuta attraverso la captazione, no? Lo spoofing in termini tecnici di un IBAN trasformato in un altro IBAN che ha portato dei bonifici su un conto a cui non erano destinati. Oggi, diciamo, dobbiamo stare attenti a fidarci. E da cosa dipende il fatto se ci dobbiamo fidare o meno? Dalla conoscenza. Quindi dobbiamo conoscere, perché questo è un fenomeno, non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno di cui si parla tanto da un paio d'anni, perché con l'avvento di ChatGPT, e poi vedremo perché è avvenuto questo ChatGPT soltanto nel 2023. C'è stato un articolo che è stato pubblicato in realtà dai ricercatori di Google qualche anno fa, che ha segnato il passaggio epocale allo sviluppo. Siamo ancora all'inizio della vera rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Non abbiamo ancora avuto la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, e l'avremo una vera rivoluzione quando l'intelligenza artificiale ben consolidata si fonderà con la robotica. Noi oggi nelle aziende le aziende sono robotizzate, no? Le industrie sono robotizzate, ma quei robot cosa fanno? Non imparano, ma sono istruiti attraverso algoritmi, quindi algoritmi complessi che permettono quelle macchine di svolgere compiti complessi, ma sono algoritmi complessi studiati dall'uomo. Ho fatto questa premessa prima di iniziare a farvi vedere le slide, che cercherò di semplificare, perché insegno anche all'università, quindi diciamo agli studenti di psicologia, qua vedo una mia cara allieva, insomma, che è diventata ricercatrice, che saluto. Va insegnata la razionalità deve essere alla base di tutto, anche nella ricerca della verità con l'intelligenza artificiale. Quindi, di cosa si occupa l'intelligenza artificiale? Si occupa di realizzare macchine. Quindi, perché macchine, noi non intendiamo solo i pezzi di ferro, intendiamo anche software, no? ChatGPT non l'abbiamo ancora visto montato su una macchina. È un software, è un'app che si scarica, a cui io posso fare delle domande e mi fornisce delle risposte, in grado di agire in maniera autonoma, quindi risolvere problemi, compiere azioni, no? Quando dico in maniera autonoma, perché con l'intelligenza artificiale l'uomo non gli dice che cosa fare, o meglio, vedremo che in una fase dell'intelligenza artificiale, quella dei cosiddetti sistemi esperti, allora si parlava anche di intelligenza artificiale, ma erano comunque algoritmi complessi in cui si prevedevano tante condizioni ancora decisi dall'uomo. Quindi attraverso un processo di apprendimento automatico la macchina migliora le proprie capacità e prestazioni nel tempo attraverso un addestramento basato su dati qualificati. In questa definizione ci sono tanti concetti. Allora, come fa una macchina ad apprendere? L'intelligenza artificiale nasce dalla neurofisiologia.
nel 1943, quindi parliamo insomma di parecchi anni fa, due scienziati, un neurofisiologo e un matematico, si incontrarono e il secondo apprese dal primo che effettivamente il neuroimpulso poteva essere classificato in forma binaria, no? Oggi i computer attuali, quello che sto utilizzando io, quello che avete a casa, riescono a eseguire, no? Ad aprire il browser, a scrivere in Word, eccetera, perché ci sono dei programmi fatti, che sono programmi i cui algoritmi sono ideati dall'uomo e sono tradotti in linguaggio che poi viene a sua volta tradotto in un linguaggio di 0 e 1 che è comprensibile alla macchina. Lui, diciamo, da questo venne in mente il fatto che il neurone, no, che può essere acceso o spento, può essere assimilato alla condizione base di un computer, cioè 0 e 1. E con questo 0 e 1 si potevano svolgere operazioni molto basiche, che sono le operazioni booleane, si chiamano, no? AND, OR e NOT. Ecco, poi arrivò Turing, che pubblicò questo articolo in cui propone il famoso test di Turing, il gioco della imitazione, per rispondere alla domanda: ma le macchine possono pensare? Poi ci furono altri articoli, ne cito McCarthy, Minsky, Rochester e Shannon. Poi arriva un primo embrione di quello che saranno poi negli anni attuali la base di ChatGPT e di tutti i sistemi di intelligenza artificiale che oggi si chiamano foundation models, no? Questi foundation models sono basati su reti neurali. Queste reti neurali, sapete cos'è? Cioè, dobbiamo immaginare come un insieme di piccoli computer in grado di fare delle operazioni elementari collegati con tanti altri piccoli computer attraverso delle connessioni simili alle sinapsi neuronali, sui quali ci sono dei valori numerici che si chiamano pesi. Bene, la conoscenza, l'intelligenza che oggi noi ritroviamo in sistemi come ChatGPT, Bard e tant'altro, risiede proprio nel modo in cui questi valori, questi numeretti, sono all'interno di questi pesi. Ok? Quindi voi immaginate oggi il perceptron, che è questo che è stato proposto nel 1958, no? Di cui mi piace citare perché è l'embrione di quello che è l'intelligenza artificiale di oggi. Il perceptron era formato soltanto da pochi elementi, oggi abbiamo miliardi di elementi, quindi immaginate com'è complesso. E come faccio a trasformare la conoscenza dell'uomo con pesi all'interno di questa rete neurale? Attraverso degli algoritmi, che non sono algoritmi che dicono come memorizzare quella conoscenza, ma sono algoritmi che spiegano alla macchina come cambiare questi pesi. E la magia sta nel fatto che attraverso gli algoritmi di apprendimento si vanno a variare i pesi in maniera tale da rendere diffusa questa conoscenza. Ma dove si trova? A differenza, ho sentito qualche giorno fa in un convegno a Roma un relatore che diceva: dobbiamo vedere il codice sorgente dell'intelligenza artificiale. Il codice sorgente dell'intelligenza artificiale è il vero problema oggi della spiegabilità di cui parlavo all'inizio, no? Mentre se io fornisco la lista dei voti di uno studente e la macchina mi dà la media e dico: voglio vedere il codice sorgente, io vado nel computer, prendo il programma e leggerò: prendi il primo numero, prendi il secondo numero, prendi il terzo numero, fai la somma e poi dividi per il numero degli esami. E quindi capisco a codice sorgente come la macchina mi ha fornito la media. Oggi, se volessi capire come ChatGPT mi risponde alla domanda: mi fai un tema d'italiano su Giacomo Leopardi, me lo tira fuori il tema italiano su Giacomo Leopardi. Ma qual è l'algoritmo? Come faccio a spiegarmi o a farmi spiegare dalla macchina
da quella macchina, quella intelligenza artificiale, come mi ha tirato fuori il tema di Giacomo Leopardi. E questo è il vero problema che oggi abbiamo. È un problema che sto cercando di semplificare al massimo, se magari anche con il rischio di cadere nel banale, però diciamo è bene chiarire questi concetti. Oggi i sistemi di intelligenza artificiale hanno la loro conoscenza e ce l'avranno sempre di più attraverso il proliferare di queste connessioni e di questi pesi su queste connessioni. Io ho fatto la mia tesi, io sono informatico, ho fatto la mia prima tesi nel 1993 e la mia prima tesi era in intelligenza artificiale. Io, per addestrare una rete neurale, fare un ciclo di addestramento, un ciclo di addestramento, ci mettevo 12 ore. Quindi lasciavo il mio vecchio 386 acceso a lavorare, a girare questo algoritmo che mi cambiava i pesi fino a quando i pesi non mi permettevano, quella macchina molto rudimentale, di essere abbastanza fedele al risultato che io mi attendevo che la macchina fornisse. Oggi cos'è cambiato? Oggi sono cambiate due grosse questioni. Abbiamo una disponibilità di dati enorme, e poi abbiamo una capacità di calcolo enorme, quasi infinita. E quindi quelle 12 ore che mi permettevano 30 anni fa, no, di fare un ciclo di addestramento, oggi con pochissimi millisecondi riesco a farne milioni di quei cicli di addestramento. E quindi riesco a mettere insieme la potenza di calcolo che abbiamo con la quantità di dati immensa che abbiamo e riesco ad addestrare reti neurali complesse formate da miliardi di pesi, miliardi di connessioni, in grado di conservare la conoscenza e di produrla la conoscenza, perché l'intelligenza artificiale attuale è un'intelligenza artificiale generativa. Che significa generativa? Genera conoscenza dalla conoscenza, ma chi mi garantisce che quella conoscenza sia esatta? Soprattutto le tecniche di cyber security, no? Si sono sempre più perfezionate. Oggi ci sono malware, quindi malware sono dei sistemi, diciamo dei virus, no? Semplifichiamoli, basati sull'intelligenza artificiale, che fanno? Vanno ad inquinare il dato. E quindi se mi inquinano la conoscenza, la macchina mi fornisce una conoscenza sbagliata. E se io perdo lo spirito critico, e questo è il vero problema, il condizionamento dovuto dalla superficialità con cui accetteremo i risultati che la macchina mi fornirà. E soprattutto il rischio è che se ci fidiamo troppo, non in maniera razionale delle macchine, quando le macchine verranno perturbate, e lo possono essere o perché vado a cambiare i dati, no? Il petrolio, il loro serbatoio, o perché si vanno a perturbare gli algoritmi con cui questi pesi vengono cambiati e che determinano una conoscenza sbagliata. Quindi l'intelligenza artificiale va vista con grande spirito critico. L'intelligenza artificiale va vista come intelligenza aumentata dell'uomo. Non va vista come intelligenza sostitutiva. L'uomo deve rimanere al centro del progresso, al centro della tecnologia, ma non possiamo, come diceva Battisti, arginare il mare con uno scoglio. Non lo possiamo arginare. Dobbiamo abbracciare il cambiamento, lo dobbiamo abbracciare con la consapevolezza. Vado molto velocemente sulle slide perché volevo farvi vedere, ecco, vedete la sfiducia, no? Negli anni 60 questo perceptron, che era, diciamo, un presentato nel 56, che aveva causato questo entusiasmo, no? Questo riusciva in qualche modo a classificare, no? Io riuscivo a codificare le caratteristiche, per esempio, di un volatile in un certo modo, gli facevo fare un ciclo di apprendimento e la macchina, dopo aver fatto, diciamo, questo ciclo di apprendimento e aver visto tanti volatili,
riusciva, quando gli ponevo un volatile diverso da quello che gli avevo fatto vedere durante l'apprendimento, riusciva lo stesso a riconoscerlo. Poi c'è l'inverno, negli anni 60, quindi c'è un'estate, no? C'è questo entusiasmo, eccetera, c'è un inverno, perché diciamo dimostrano che questo perceptron era fallace in una operazione particolare, che era quella che, dati i due input, in input appunto, il perceptron non era in grado di riconoscere quando gli input sono diversi. I matematici dicono che non era in grado di svolgere un'operazione che si chiama OR esclusivo, ma non entro nel dettaglio tecnico. Vedete, poi l'intelligenza artificiale viene abbracciata durante gli anni della guerra fredda, no? Quindi vedete la storia dell'intelligenza artificiale, non si conosce, tanto che poi si arriva in un traduttore, no? Basato sull'intelligenza artificiale dell'epoca, dal russo all'inglese, The spirit is strong but the flesh is weak, no? Che significava che lo spirito è forte ma la carne è debole. Come viene tradotto? Vedete, il whisky è forte, no? Lo spirito viene tradotto in whisky, non lo spirito, no? Altro spirito. E la carne è avariata, no? Quindi, e quindi diciamo c'è un primo inverno che arriva fino agli anni 80. Non c'era potenza di calcolo per addestrare, non c'erano i computer potenti che abbiamo oggi, non c'erano dati e non c'erano metodi. Poi c'è una rinascita. C'è un inverno, c'è un'altra primavera, quella dei sistemi esperti. I sistemi esperti, diciamo, sono una forma ancora oggi valida, perché sistemi esperti di intelligenza artificiale, in cui basati su alberi decisionali, no? In cui in qualche modo si cercava di prevedere quali fossero le domande e le risposte, e si cercava di dare, insomma, con degli algoritmi delle risposte a domande, diciamo, più o meno complesse. Però si dimostrano subito costosi da realizzare, molto settorializzati, quindi dovevi fare un sistema esperto che parlava soltanto di biologia, no? Oggi a ChatGPT gli puoi chiedere qualsiasi cosa, no? Perché è addestrato sulla conoscenza del web, no? Sui dati, sulla conoscenza dei social, sui cookie che noi involontariamente accettiamo tutte le volte che andiamo su un sito, no? Diamo un'autorizzazione a chi colleziona dati di poterli utilizzare, quei nostri dati. Difficili da controllare, eccetera. Poi, che cosa succede? Vedete, nascono questi, si chiamano multi-layer perceptron, sono perceptron multistrati. Se vedete qui, nella presentazione lì vedete in alto, vedete input layer, id layer 1, id layer 2, output layer. Quindi l'input layer che cosa sono? Sono, diciamo, quei piccoli computerini in grado di fare delle operazioni molto semplici sui quali si imposta l'input aspettandosi un certo output. Poi l'algoritmo di apprendimento cosa fa? Vedete tutte quelle frecce? Lì sopra immaginate che ci sia un valore numerico. L'algoritmo fa una certa operazione, va a cambiare i pesi su quelle connessioni, fino a quando una funzione di errore mi dice che, fornito quell'input e atteso quell'output, la macchina ha imparato sufficientemente bene. Che vuol dire sufficientemente bene? Che anche se presento un input diverso da quelli che gli ho fornito nella fase di addestramento, la macchina riesce a fornirmi un output corretto. Poi mi spiegherò meglio con un esempio. Quindi cominciano a proliferare gli algoritmi e cominciano soprattutto a svilupparsi i big data, no? I big data, cioè la grossa disponibilità dei dati che si ha con l'avvento di internet, no? Internet, così come noi lo conosciamo, il web, in realtà non è tanto anziana internet. Internet arriva in Italia a fine anni 80. È una rete internet che nasce durante gli anni della guerra fredda per avere un sistema di comunicazione alternativo alla rete telefonica in caso di conflitto bellico. E poi c'è un signore che si chiama
ora mi sfugge il nome, al CERN di Ginevra, che riesce a creare il web. Come riesce a crearlo? Tim Berners-Lee riesce a inventare una cosa semplicissima. Lui dice: se io ho un testo, no? E questo testo ne richiama un altro, io posso creare un linguaggio che mi permette di descrivere i testi che richiamano altri testi. Oggi, quando navighiamo su una pagina web, no? Navigo, perché si dice navigo? Perché io clicco e vado da una parte all'altra, no? Questo ricorda un po' un modo di navigare del mare. Lui ha avuto questa splendida idea di creare i collegamenti ipertestuali, e quindi questi collegamenti ipertestuali hanno portato alla nascita del web negli anni 90, con tutto quello che ne è seguito, l'e-commerce eccetera eccetera, e questo ha creato una proliferazione di dati aumentati ancora di più con l'avvento dei social network. Ok, e tutto questo è il cibo per l'intelligenza artificiale, è la benzina delle macchine dell'intelligenza artificiale. Poi cos'è successo? Vedete queste GPU, no? Queste GPU, Graphic Processing Unit, sono dei processori che sono stati sviluppati per il gaming, i giochi elettronici. I giochi elettronici, coinvolgendo le immagini, richiedono grosse quantità di capacità di calcolo, e quindi queste GPU sono state sempre più perfezionate. Una grossa società si chiama Nvidia, no? Che diciamo produce questi processori, che oggi vanno a ruba e sono costosissimi, perché sono in grado di processare grandi quantità di dati in poco tempo. Vi do solo un cenno a ciò che vedremo nel prossimo futuro, perché si sta affacciando un'altra tecnologia, ancora non se ne parla sufficientemente, si chiama quantum computing, no? Questo quantum computing è un modo di fare informatica, di elaborare, basato non sulla meccanica classica ma sulla meccanica quantistica, no? In cui, diciamo, oggi nell'informatica classica ho 1-0, nell'informatica quantistica tra 1 e 0 ci sono tante sfumature, no? Si chiama logica fuzzy, e questo mi permetterà di elaborare in maniera più veloce grosse quantità di dati. E quindi questo significa, immaginate già oggi con i processori grafici, con la disponibilità di dati, con le capacità di calcolo che abbiamo, siamo riusciti ad arrivare a sistemi come ChatGPT. Immaginiamo cosa potrà avvenire quando subentreranno questi sistemi importanti, su cui poi va fatto un discorso anche sulla sostenibilità ecologica, no? Perché questi sono sistemi che consumano energia, che richiedono di essere raffreddati, e quindi ecco la sostenibilità ecologica e tutto ciò che è collegato, ma questo è un altro discorso. Vado avanti, quindi vedete, si dice che un computer impara da un'esperienza rispetto a una classe di compiti e misura di performance P se le sue performance nel performare il compito T migliora con l'esperienza E. Che vuol dire questo? Che una macchina si dice che apprende se impara dalla propria esperienza. Che vuol dire impara dalla propria esperienza? Vuol dire che se la macchina sbaglia si corregge. Che vuol dire corregge? Che cambia quei pesi su quelle linee che abbiamo visto che connettevano neuroni artificiali. Quindi quello significa. Ma come lo fa? E soprattutto dov'è la conoscenza in quella tela, no? in quella ragnatela di connessioni? Come faccio a capire la risposta che mi ha fornito un'intelligenza artificiale, in quali pesi e in quali connessioni si trova? E questo il vero problema che noi oggi abbiamo. Non riusciamo ancora, ma c'è un settore di ricerca importante che si chiama l'explainability AI, la spiegabilità dell'intelligenza artificiale, che cerca di venire incontro e dare delle risposte a queste domande importanti. Vedete,
Il machine learning usa algoritmi generici, che sono quelli di apprendimento, sono quelli che variano i pesi, per estrapolare informazioni interessanti sui dati senza dover scrivere del codice specifico per il problema che si vuole risolvere, cosa che invece facciamo nell'informatica tradizionale. Vado velocemente, quindi soltanto per farvi capire che esistono vari tipi di apprendimento, c'è quello supervisionato, quello non supervisionato e quello per rinforzo. Guardate, diciamo, se un esempio, vogliamo capire se a un utente piace una certa canzone, no? Questo esempio è un tipo di problema che viene chiamato classificazione, che viene affrontato e risolto attraverso delle reti neurali che vengono e sono largamente utilizzati da prima che venisse introdotto ChatGPT. Sono quelli che ci permettono di vedere se io clicco su una pubblicità su Facebook che parla di collari per cani. Chissà perché poi mi arrivano le mail sui collari per cani o mi arrivano post sempre più simili a quelli su cui ho messo mi piace. Invece lì dietro c'è l'intelligenza artificiale, non quella generativa, ma c'è l'intelligenza artificiale che utilizza questo tipo di algoritmi. Oppure, se io sono amico di Frate Emiliano e Frate Emiliano piace qualcosa, diciamo, gli algoritmi presenteranno a me ciò che piace a Frate Emiliano, perché evidentemente se sono suo amico vuol dire che ho delle affinità e quindi potrei avere dei gusti simili. Poi se io metto mi piace su una decina di proposte che mi fanno, magari metto mi piace a 2-3 proposte, vuol dire che l'algoritmo imparerà dai dati che io gli do. Quali sono i dati che io gli do? I miei mi piace sono i dati che gli do, sono i miei dati personali. Vado velocemente proprio per arrivare a quello che ho detto in premessa, cioè i problemi dell'intelligenza artificiale, le scatole nere. Queste sono scatole nere, le black box, no? Allora, come facciamo il problema della spiegabilità dei modelli di intelligenza artificiale? Vedete, nei sistemi esperti, no? Nei sistemi esperti c'erano gli alberi decisionali, complessi, ma erano in qualche modo spiegabili. Oggi ChatGPT e tutti i sistemi, i foundation models di cui sentirete parlare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sono delle grosse reti neurali addestrate con grosse quantità di dati che sono preaddestrate, quindi in grado di rispondere a domande di qualsiasi tipo grazie alla capacità di calcolo di computer basati su processori grafici e addestrati con milioni e milioni, miliardi e miliardi di dati. Ci sono delle tecniche, però non entro nel tecnicismo, quelle basate sul gradiente, quelle basate sulla perturbazione, ma non entro nel... L'altro vero problema oggi qual è? Le allucinazioni, no? Le allucinazioni di sistemi di intelligenza artificiale è appunto è legato all'attendibilità, al fatto che i sistemi di intelligenza artificiale possono sbagliare. Quindi, per esempio, un sistema di intelligenza artificiale basato o installato su una macchina a guida autonoma potrebbe causare degli incidenti, e qui si pone il problema della responsabilità, che è un altro campo su cui, se volete, possiamo parlare. Vorrei leggere soltanto queste frasi che ho scritto, no? Nella strategia di implementazione dell'intelligenza artificiale bisogna sempre mettere le persone al centro e mai le tecnologie. L'etica non può essere delegata. Ricordiamoci che l'intelligenza artificiale non dovrà e non deve sostituire le persone, ma le persone che usano l'intelligenza artificiale sostituiranno quelle che non la usano. Mi fermo qui. Grazie, io inviterei Germano a salire sul palco, al tavolo vicino a Tommaso, chiamava da prima. Intanto io dico, ha dato tante di quelle informazioni che effettivamente ci fanno riflettere molte cose.
è stato un bombardamento di fatti e nozioni, chiaramente. Non era facile semplificare troppo. D'accordo. Ma intanto abbiamo dato inizio a una riflessione che può sicuramente trasformarsi in meditazione con il contributo di padre Emiliano Antenucci. Io credo, padre Emiliano, che il colonnello ha parlato di etica, di filosofia, di spiritualità. Diciamo, come riusciamo ad introdurre questo tema dell'intelligenza artificiale con la meditazione, con la Chiesa, dai. Il Santo Padre è molto attento, da non solo da Papa ma anche da Gesuita, perché i Gesuiti anche hanno un passato su questo, anche degli esperti, e la Chiesa non è, appena vede una novità dice no, fa la scomunica, assolutamente, ma la Chiesa si mette in dialogo, dal Concilio Vaticano II, si mette in dialogo con la tecnologia, con la cultura. Quindi il Papa non ha detto sì e no all'intelligenza artificiale, ha detto qualcosa di buono, ma attenzione. Questo è. Anzi, uso proprio le parole del Santo Padre al G7, dice: l'intelligenza artificiale è qualcosa di affascinante e di tremendo, usando una terminologia filosofica di Rudolf Otto nel Sacro. Il Sacro pure è affascinante e tremendo, quindi da una parte ci affascina, a me affascina tanto, ma da un'altra parte è anche tremendo, perché c'ha dei rischi, dei pericoli, ma anche delle grandissime opportunità. Allora vado al nocciolo della questione. L'intelligenza artificiale ci fa restare e rimanere umani? L'intelligenza artificiale, tra virgolette, dobbiamo mettere delle regole etiche, altrimenti va contro la nostra coscienza. Non è una digressione, ma l'ultimo fatto di cronaca che è successo a Pescara è un grande fallimento di tutta la società. Non vado alle dinamiche di quello che è successo, ma è un fallimento di tutti. Abbiamo tutti fallito, abbiamo tutti sbagliato. Allora, da una parte grandi opportunità. Pensiamo alla medicina, pensiamo alla sanità, quindi con la data banca abbiamo una diagnostica veloce, abbiamo il prevenire, il curare anche delle malattie. Il nostro carissimo San Camillo dell'Elis diceva: più cuore nelle mani, quindi la cura, ma anche degli ausiliari che ci aiutano nelle cose anche di casa. Siri, Alexia, campo sanitario c'è Sara, anche se l'ultima decisione spetta a una figura umana che è il medico. L'ultima decisione, stiamoci attenti. Parlavo pure con l'amico Franco, volevano fare pure un giudice artificiale, ma immaginate, stiamo proprio alla pazzia più totale. Il problema, lo dico con le parole di un grande scienziato, Federico Faggin, l'inventore del microchip, e lui dice una cosa straordinaria secondo me, perché dice: le macchine non sostituiranno mai, non sostituiscono e non sostituiranno mai l'anima di una persona, la coscienza di una persona, e soprattutto le macchine non sostituiranno mai la sensibilità. Turing diceva: le macchine possono pensare? Io lancio un'altra sfida. I cellulari possono amare? Possono provare emozioni? Possono essere sensibili? Quindi l'intelligenza artificiale è giusto che se ne usi, ma le usiamo già da 15-20 anni. Quindi non è una cosa futura. Mi sono divertito a leggere tutte le generazioni che ci sono. Quindi noi abbiamo adesso la generazione Z, che è caratterizzata di essere nativi digitali. La prossima generazione è già entrata, c'è la generazione Alfa, che si caratterizza sull'intelligenza artificiale. Allora, quale sarà il problema della nuova generazione?
che avremo quasi i neuroni bruciati, non solo per la droga, ma anche per pensare poco. Perché sapete, io credo che c'è la cosa più geniale che Dio ha fatto a ciascuno di noi, è il cervello. Le macchine sono l'imitazione della cosa più geniale che Dio ha fatto a ciascuno di noi, oltre il cuore che è ancora più geniale, ma il cervello. Quindi le macchine non fanno che altro imitare, l'ha detto benissimo fra l'amico Franco, imitare il cervello, è un aumento in più in cervello. Però diceva questo Fagin, questo grande scienziato, diceva le macchine non hanno sensibilità, le macchine non hanno la conoscenza. Quindi una macchina non ci può dire se è bene o male. Voi pensate anche nel mondo del lavoro, ci saranno meno posti di lavoro. Non è vero, perché gli esperti dicono che ci saranno dei lavori diversi, quindi aumenterà dei lavori diversi, ma il problema è noi che diamo gli algoritmi, che alla fine anche una decisione lo prende un medico fisico per una questione deontologica di responsabilità. Qual è il problema? I dati. Abbiamo tanti dati. Di noi sanno tutto. Qual è il problema? La ricerca della verità. Le fake news, le deep fake, ancora peggio. Che io posso prendere un'immagine, una foto, una voce, posso prendere delle foto e una persona lo posso costruire. Oppure anche in campo editoriale, posso fare un libro. Dici, scrivimi un libro, diceva lui, su Manzoni, su Giacomo Leopardi. Ma la creatività, il tuo contributo, perché un libro è frutto, è un parto, è un frutto di un grande lavoro, il tuo contributo dove sta? Quindi da una parte ci sono grandi possibilità, e poi se l'intelligenza artificiale deve essere per forza assolutamente, e questo l'hanno detto non, i grandi del mondo, Elon Musk a un certo punto ha detto fermiamoci un po', mettiamo delle regole, perché dopo la legge della privacy, la trasparenza, rispettano la dichiarazione dei diritti dell'uomo? Ci sono, oggi si parla di pregiudizi algoritmici, è il rischio che poi, ecco, il mondo poi è in poco in comando a tutti. Se io attacco il mio cervello a un grande cervello universale, se ne è parlato pure di questo, e magari quel cervello mi può far muovere un altro che non mi funziona, va bene, ma se questo grande cervello mi manipola, questo non va bene. Cioè, quale rapporto c'è, questo è il problema etico, tra le macchine e l'uomo? L'uomo c'ha l'autonomia, la libertà di scegliere il bene e il male, ce l'ha l'uomo. Io a un robot gli dico metti la medicina e ti salva una persona, ma a un robot dico metti il veleno e ti ammazza una persona. Quindi le macchine non hanno la coscienza, le macchine non hanno l'emozione, le macchine non hanno la sensibilità. Allora è bene sì l'intelligenza artificiale e i vari usi che se ne fa, perché abbiamo grandissime soluzioni. Dal punto di vista medico, voi pensate all'agricoltura, lo dicevo l'altra volta, tu con un drone puoi fare il monitoraggio di una piantagione, e col drone però puoi fare la guerra e puoi anche fare cose brutte. Quindi abbiamo i pro e i contro. Oppure guardate anche i cellulari, siamo ascoltati, i cookie, diceva, ogni cosa. Possibile che, guardate, mi mandano email, parli di un argomento, oppure fai una ricerca su un argomento, siamo continuamente bombardati da quell'argomento. Quindi il Papa dice una cosa straordinaria, bene sì l'intelligenza artificiale, però prudenza, vigilanza, perché una macchina non può amare, una macchina non può fare discernimento, ma soltanto noi possiamo fare questo.
Quindi è importante conoscere questo argomento. L'uso che se ne fa in tutti i campi, e se ne farà ancora più uso, perché il futuro se ne parla solo in tutti i campi, viene usata l'intelligenza artificiale, però dobbiamo mettere, e questo l'ha capito il governo italiano, non a caso il colonnello lavora per il governo italiano e ultimamente è stato a Lussemburgo a presentare delle leggi, e l'hanno capito tutti gli stati. Mettiamo un argine, perché questa potenza è come un bisturi. Se lo dai in mano a un chirurgo ti salva una persona, ma se lo dai in mano a un killer te lo ammazza. Quindi anche quante operazioni anche hanno fatto, grazie anche ai carabinieri, ci hanno salvato le criminalità organizzate, creando dei conti artificiali, creando delle proprietà artificiali, creando delle cose artificiali che non esistono, o spostamenti di conti artificiali. Quindi ecco, è un argomento da conoscere, da far discernimento e vedere i pro e i contro, perché è un argomento che serve la Chiesa e per il progresso. Popolorum progressio, ci sono dei documenti, la Chiesa, i più grandi scienziati sono stati credenti. Se qualcosa ti serve per aumentare la qualità di vita e per migliorare il mondo, va bene. Ma se questa cosa va contro la coscienza, questo non va bene. E oggi, ecco, c'è una grande urgenza etica e una grande urgenza educativa. Perché c'è tanto vuoto esistenziale. La gente, almeno le persone che incontro, non muoiono di fame, ma muoiono d'amore. Muoiono d'amore. Allora, la carenza di amore sono il mondo digitale, che è bello ma può essere anche una grande dipendenza, ecco, come esperto di silenzio ci vorrebbe anche un silenzio digitale, e tutte le droghe che ci sono. Quindi sì, l'intelligenza artificiale, ma stiamo attenti a non sostituire, come qualcuno ha scritto, il mondo con le macchine. Il mondo è fatto di uomini, quindi la sfida nostra come cristiani, come uomini, di restare umani e di rimanere umani e di non perdere la cosa più importante che il Signore ci ha fatto, il nostro cervello, perché le macchine imitano, e di non perdere la creatività. Guardate, i comici hanno sviluppato l'intelligenza comica che è il pensiero divergente, il pensiero creativo. I comici, sto scrivendo un libro sull'umorismo, sono stati i grandi profeti dell'umanità, hanno saputo criticare i politici, i grandi, le cose, usando il paradosso. Ti dicono la verità ridendo e scherzando, ma non lo fanno con l'intelligenza artificiale, lo fanno con l'osservazione naturale. Credo pure in Duccio, tante cose che tu dici viene dall'osservazione delle persone, dagli incontri che fai. Quindi non perdiamo l'intelligenza umana, perché potremmo arrivare a un'epoca della stupidità umana, dove noi perdiamo la creatività, già lo siamo, dice il sindaco, e perdiamo la coscienza, perdiamo la distinzione di che cos'è il bene e il male. Dopo 25 coltellate io vado tranquillamente a giocare dentro il mare, nella spiaggia, quindi perdiamo proprio tutto, perdiamo la nostra umanità. Allora è giusto l'uso delle macchine, è giusto che le macchine vogliono imitare gli uomini, ma le macchine non possono mai sostituire il cuore, il cervello e i nostri sentimenti. Grazie. Ci hai rassicurato, quindi se abbiamo cuore abbiamo possibilità, bisogna sicuramente essere molto attenti, vigili e non stupidi, quindi l'indifferenza sicuramente ci penalizza. Hai chiamato Duccio, quindi hai parlato di sensibilità, e quindi, caro Germano, il microfono a te per il tuo intervento, per il tuo sorriso. Io direi di fare un applauso agli organizzatori, perché hanno avuto un'idea strepitosa, anche se
anche se questo è perché è la radio, questo è in diretta. Ah, in diretta stiamo. Una notizia. Wow, Gianni Semo Puca qua, lo mettete pure per chi è pigro e sta a casa. Questo è uno strumento sbagliato, scherzo ovviamente. E io avrei da dire un sacco di cose perché mi sono occupato nel mio piccolo di tutto quello che è l'automazione, di tutto quello che è la telecomunicazione. Ho lavorato 30 anni nella Telecom, quindi abbiamo avuto maniere di prendere un po' di dimestichezza con gli allora servizi che c'erano. Oggi sta cambiando tutto, mentre lo dico sta cambiando ancora, mentre mi informo è già cambiato. Io volevo dire una cosa, io personalmente non sono mai allarmista, ma questo può anche non interessarvi perché è il parere di una persona. Certo, come dice padre Emiliano, sono abituato a osservare, il mio lavoro è osservazione, tutti possiamo osservare, poi c'è chi coglie un qualcosa e chi ne coglie un altro. E questa distinzione sta, è una mia personale riflessione, sta nel grado di sofferenza che ognuno di noi ha. Senza sofferenza non si va da nessuna parte, che sia chiaro. Perché poi è la storia che parla, non è un trattato di psicologia, non è neanche, con tutto il rispetto, né il Papa né la Chiesa. E ognuno di noi che passa attraverso un percorso arriva a un risultato. Faccio questa analisi un po' avulsa. Io sono molto legato alla lettura della Bibbia, non sono molto osservante, osservo da lontano. Mio nonno diceva: io sono osservante, ma la messa non ci vai, perché osservo chi ci va. E quindi anche questa è una lettura. Io sono un appassionato di Bibbia e molte volte mi ritrovo pure col professor Alessandro Barbè, sindaco, ti ringrazio che da Tollo sei presente qua, come mai? Fuori zona. C'è un obiettivo. C'è un obiettivo enologico. Stiamo facendo una grande ortona che ingloba Tollo e lui vuole fare il sindaco. E beh, ci sta, dai. E dicevo, la Bibbia mi ha insegnato delle cose e spesso lo diceva pure, lo dice tuttora Alessandro Barbero, non so se lo conoscete. Peccato che lo stanno togliendo da Google e la stanno mettendo tutto su YouTube, però mi è un po' più complicato. Ma se non lo conoscete, conosciatelo. Nel senso, segnatevi questo: Alessandro Barbero, il più grande storico italiano. Nell'analisi della storia molte volte vedi la proiezione del futuro. Io non ho una conoscenza tecnica approfondita come il colonnello, però posso dare una mia lettura, come ho detto prima, su quello che è il fenomeno. E Alessandro Barbero, tra le tante cose che espone, ce n'è una particolare, che dice: tutto il futuro è già scritto nel passato. E questa potrebbe essere una solita frase ad effetto. Invece c'è chi sostiene, ma con i dati di fatto, che tutto il futuro è scritto già nella Bibbia. Perché nella Bibbia ci sono tantissime tesi e anche tantissimi contrari delle stesse tesi. C'è una questione di lettura, però la Bibbia, io ve lo raccomando caldamente, la sera magari uno si fa un ripasso, un versetto, una cosa, è bellissimo. E l'altro ieri stavo a Ferentino per un recital su Celestino V e ho parlato dell'Esodo, che la Genesi, si sa, è la creazione, l'uomo con i suoi pregi, con i suoi difetti, con le sue ricchezze. Dopodiché
arriva il punto in cui deve andare via. Perché? Sì, la favola è la terra promessa, la terra inconcludente, arida, oppure il passaggio che viene dopo, qual è? È quello di cercare se stesso attraverso un percorso. Anche questo è il significato dell'esodo. Io troverò la mia persona alla fine di un percorso, che implica sofferenza, ovviamente, perché conoscenza vuol dire soffrire, vuol dire patire. Quando noi diciamo la passione di Cristo, passione deriva da patire, non è una cosa bella. Quando uno dice sono la mia passione e l'amore per la mia donna, vuol dire che tu stai soffrendo per la tua donna. O c'hai la passione per la chitarra, tu stai soffrendo perché vorresti imparare a suonare la chitarra. Vabbè, sto dicendo un po' cose senza senso, ma me lo perdonerete, perché la colpa è di chi invita un comico a un convegno serio. Allora entriamo, se non vi dà fastidio, sull'argomento. L'argomento è la novità. Noi abbiamo attraversato centinaia di novità, miracolo, ogni tanto si appiccia, ogni tanto si muore, è bella così pure, la notte e il giorno. Ogni invenzione ci ha portato sicuramente alcuni squilibri, almeno l'ha portato tra una generazione e l'altra. Se per me di che stiamo occupando. Volevo dirvi solo una cosa, la zappa fu inventata nel Neolitico, 5.000 anni prima di Cristo. Che c'entra la zappa con l'intelligenza artificiale? Se andate su, guardate, se notizie, io c'ho il filologico, poi le notizie le ho prese da internet tranquillamente. Internet, come tutte le intelligenze artificiali, quelli che ci mette a tardare. Ma è così. Se non ci metti loro, non può darti loro. Se ci metti l'ubion, tarda l'ubion. La zappa fu inventata 5.000 anni prima di Cristo ed è tra gli attrezzi più antichi in agricoltura. Non vedo meravigliato il sindaco di Toro. Serve a tagliare, spianare le zolle, preparare il terreno per una nuova semina. Allora, qua già stiamo in un'epoca avanzata, perché oggi che parliamo moltissimo di rispetto dell'ambiente e soprattutto di biodiversità, no? Noi abbiamo l'Abruzzo, che è una delle regioni, questo non l'ho detto io, l'ha detto Oscar Farinelli, è la regione forse al mondo con più biodiversità. Perché? Perché siamo fregni, perché siamo nati qua, credi tu? Perché ci hanno affidato questo valore, ma è un valore che lo stiamo perdendo, piano piano, con l'intelligenza non artificiale, con quella umana. Perché vi dico questo? Perché secondo un dato scientifico, la natura riesce a difendersi da sola. Non tutte le medicine fanno bene, non tutti i veleni fanno male. La medicina al corpo non lo guarisce, gli dà uno spunto, gli ricorda che c'ha anche quella funzione. Quella molecola fa ripartire che cosa? Un sistema di difesa. Ma la medicina sono io di me stesso, che sia chiaro. E per esempio dico questo perché quando si parla di agricoltura, mo mi dispiace di andare in un campo, in questo caso, dove io non ho una grossa esperienza, ce l'ho avuto da ragazzo, da
da giovane poi non l'ho più frequentata tranne negli ultimi anni. La ratura è stato il mezzo con cui è arrivata un'agricoltura, come dire, più tecnica. Serve a eliminare le erbe infestanti. E chi lo dice che le erbe infestanti non riescano a costruire meglio il prodotto naturale? Chi ci dice che una coltivazione intensiva possa generare un qualcosa di positivo all'uomo e alla natura? Noi stiamo agendo negli ultimi 3.000 anni a occhio. Perché? Sto dicendo qualcosa di troppo, visto che si già sono. No. Perché dico questo? Perché l'uomo, riprendendo un versetto della Bibbia sulla Genesi, tutti quanti sappiamo che c'è un versetto in cui il Padre Eterno, consegnando tutte le ricchezze, soggiogherai la terra. E questo ci ha rovinato tutta la storia, perché ci ha dato la possibilità di essere noi padroni di qualcosa, per esempio della natura. Questo ha sfalsato tutto l'essere umano nei confronti del creato, e io dico nei confronti del creatore. Ma comunque le cose sono andate così. Oggi si usa la ratura come sviluppo, e la conseguenza dello sviluppo agricolo, cacciate, prima di tutto l'abbandono del nomadismo. Il nomadismo era un tipo di vita molto più equilibrata che non l'agricoltura. Attenzione, se voi leggete bene la Bibbia, non si parla di uno dei padri, da Abramo, Isacco, Giacobbe, che facesse l'agricoltore. Erano principalmente pastori. Ma pastori perché? Perché amministravano ciò che avevano. E la figura più bella dell'uomo, ci abbiamo qua un sindaco, ci abbiamo un ex senatore, sindaco, presidente, eccetera, qual è? È il poter amministrare ogni valore che ha. L'aratro ci ha lasciato da parte il nomadismo, perché dovevo andare dove c'era l'erba, dovevo andare con le pecore in quel luogo, dovevo cambiare la stagionatura a piedi. Invece ci ha reso tranquilli, ci ha reso stanziali, e ha fatto in modo che, insomma, la vita fosse più comoda. Tu dici, ma mo si è partita la zappa? Sì. Con l'introduzione delle macchine agricole aumentò la produttività. Già aveva aumentato con la zappa, perché tu cominci a togliere l'infestante, fai il solco, eccetera. Tu vai in qualche modo a forzare la vocazione di quel pezzo di terra, della natura. Ma possiamo fare queste riflessioni lontanissime da quelle che oggi è una realtà economica, sociale, imprenditoriale, eccetera. Purtroppo sì, perché oggi ci troviamo in un momento in cui tutto è completamente stravolto. A me non è l'intelligenza artificiale che fa paura, non mi preoccupa nemmeno, a me preoccupa se abbiamo le coscienze pronte per affrontare questa nuova zappa, per affrontare questo nuovo aratro, per vedere se poi con questo nuovo strumento riusciamo a coltivare meglio o peggio tutto quello che, diciamo, questa ricchezza umana che siamo. Insomma, ogni volta che è stata scoperta una cosa, sicuramente
ha dato delle preoccupazioni, quantomeno. Gutenberg ha fatto una cosa che non è che ha fatto tanto piacere alla Chiesa e alla nobiltà. Perché? Perché fino allora gli amanuensi, quasi sempre nei monasteri, copiavano i libri. I libri costavano l'ira di Dio, insomma. E poi arrivò Gutenberg, si è inventato questa cosa, e che fa? Mo basta che uno sa legge e diventa dotto e diventa colto, ma che siamo matti? Questa era la preoccupazione del potere, anche di gente comune come me. Non so voi, forse sarete un po' meno comuni di me, ma io mi ritengo alla base. E quindi oggi, quando ci avviciniamo a questa nuova scoperta, io vedo ancora questa novità che non mi preoccupa. Mi preoccupa il prepararci a questa cosa qua. Io per esempio avevo visto un'altra cosa, ma c'ho tempo? Sicuro? Quando se ne vanno 3-4 persone ne vanno. Non è che se ne vanno per te. Che a Ortona alle 20 si svuota tutto quell'apparato pubblico. Sto a mangiare. Si vede che la democrazia cristiana è repressiva. 5-10 minuti ancora. All'una e alle 8. 5-10 minuti ancora tutti insieme. Va buono. Allora, io non sapevo che la disgregazione delle rocce era affidata all'acqua. Pensate che la disgregazione delle rocce all'epoca, parliamo degli egiziani, no? Come si faceva a tagliare una roccia? Si incuneava un pezzo di legno e poi con l'acqua man mano si spaccavano le rocce. Dopo hanno cominciato col fuoco e dopo, grazie a Dio, è venuta la dinamite, è venuta la polvere da sparo, no? Allora, anche la polvere da sparo ci faceva molta paura, era un elemento cinese. In Europa lo portò Bertoldo di Friburgo, detto Schwarz. Schwarz significa nero, perché era la polvere nera. E pensate che fino al secolo scorso questa cosa, che doveva servire per spaccare le rocce, per creare un tunnel, veniva usata principalmente nelle guerre. Ecco qua la coscienza che manca. Ecco qua l'internet che può stravolgere e sconvolgere i nostri figli e i nostri nipoti. L'energia nucleare, lo sappiamo tutti, ci ha dato grandi opportunità, ma l'energia nucleare è quella che ci fa più paura oggi. Che cosa dico io? La colpa è loro che mi hanno chiamato. La colpa è nostra. Sì. È che spesso si parla dell'uomo in tutta la sua ricchezza, in tutte le sue accezioni, però io parlo dell'uomo come un laboratorio chimico ambulante. Mi piacerebbe, se ci rincontrassimo tra 10 anni, avrò 80 anni, può darsi, e voi mi diceste: che bella sta cosa. L'uomo è un laboratorio chimico ambulante. Perché? Perché sto arrabbiato e rispondo in una maniera, sono allegro, rispondo in un'altra, sono sereno. Quindi l'uomo vive di tutti gli umori, che gli umori non sono delle cose, sto di buon umore, c'hai una circolazione che riesce a darti una serenità e un'allegria. Io non mi preoccupo per l'intelligenza artificiale, anzi, secondo me ci saranno belle situazioni, belle occasioni, come non c'era da preoccuparsi con l'arrivo della mia di Trebbia, perché dicevano: e mo
tutti i braccianti che fanno? Arrivo con so. Amici miei, io ho 70 anni, lo farò tra 15 giorni. Ma io, grazie. Ma no, 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 è mamma che ha deciso queste cose. Io mi ricordo una cosa, quando mio padre comprò il trattore, noi avevamo un terreno a Bucchianico, avevamo una bella azienda, 50 ettari di terra. Arrivò il trattore e i nostri contadini lo guardavano con molto sospetto, con timore, prima perché non lo sapevano usare, perché se fossero già padroni, e poi non gli andava a nessuno di loro, cioè vedere che si metteva da parte la mucca, che la mucca non era un animale, era un compagno di lavoro, si chiamava per nome, partiva solo con la voce del padrone, e la mucca riusciva ad arare, a fare, e quando questo legame affettivo pure con un animale si perdeva, come si perdeva anche una sua, come dire, una sua abilità, quella di condurla, o di condurle, perché di solito viene a coppia, e arrivava questo attrezzo che spazzava via tutto, e erano tutti impauriti, basiti, soprattutto dispiaciuti. Perché io non ho paura, e poi finisco? Perché neanche un mese fa mi ha scritto un ragazzo speciale, io ne conosco parecchi, mi diverto moltissimo con loro, facciamo ogni anno un campus grazie ai Rotari, strepitoso, e mi ha scritto questo ragazzo speciale che lui da grande vorrebbe fare il disc jockey, ma è già grande perché ha 26 anni, però ragiona con la grazia e soprattutto con la semplicità di un ragazzo di 10-11 anni. Ha detto: Nduccio, ha mandato prima un vocale, ho scritto una canzone per te. Però già se sono oggetto di un suo stimolo sono contentissimo, ma non l'ho scritto io, l'ho scritto con l'intelligenza artificiale. Cioè, guardate che miracolo, sto ragazzo che è ritenuto uno che sta al di sotto della media di intelligenza dei suoi compagni riesce a scrivere una canzone per me, lui, con l'intelligenza artificiale. E poi me l'ha fatto ascoltare, perché ci ha messo la musica e le parole. Lui non sa suonare, non sa comporre, però è riuscito ed era contento e mi ha detto: mo gli dai una aggiustata e sarà un successo. Allora io non voglio assolutamente togliere questa speranza a nessuno, però gli uomini che li accostiamo ai computer li prepariamo noi a casa, soprattutto se possibile con l'esempio. Grazie. Allora abbiamo quasi ultimato, chiaramente io vedo Angelo Radica. Vuoi fare un intervento? Sì, sicuramente è possibile, perché noi possiamo stare ancora penso pure di oggi, però vorrei pregare tutti quanti di fare un sacrificio, perché poi se rimaniamo un po' diventa poco. Per cui 10 minuti per la platea, chi prende la parola, un minuto, due minuti, quello non è necessario. Prego, venga, prego. Nome e cognome, venga qui. Prendere il microfono, signora. Bene. No, allora qua okay. La voce molto alta e poi non sono abituata a parlare al microfono. Ah, va bene. No, ma ci sta pure. C'è anche un riferimento due volte alla energia nucleare atomica. Cioè, mi dispiace per voi, però voglio dire, non è stata. Cioè, si è sentito pure quello che l'ha inventato, cioè nessuno per può. L'uso. Sì, ma i benefici. Le disgrazie, cioè i fatti negativi superano i benefici, perché se no nessuno vorrebbe
nessuno vuole la discarica vicino casa neanche per i rifiuti e degli ospedali, quindi voglio dire tutto questo beneficio non c'è. Ma comunque questo è un altro argomento. Il futuro è inquietante, ci saranno più problemi e i neuroni sono bruciati, quindi come faranno i ragazzi a risolvere i problemi? Ci sarà un male di quadri. Scusi signor, da cosa sono bruciati? Sono bruciati da internet, dalla droga che rappresenta. Beh, la droga è un altro problema, Beh, sta confondendo un po'. Ma posso spiegare da Don Emiliano, sono parole no. Su cui io condivido pienamente. Dunque, se qui andiamo quanto di mettere passa il tempo, assistiamo, vediamo sempre più robot che assomigliano alle persone, che portano il caffè, servono nei bar, e gli uomini invece sono diventati dei robot che portano il braccialetto, perché se si fermano più di 8 minuti al bagno vengono detratte alla busta paga, alla fine del mese le soldi. Allora noi siamo costretti con questa intelligenza artificiale a guidare una macchina che va 300 all'ora. Però poi ci vengono a dire che attendi, che 300 all'ora è troppo, vi dovete difendere dalle truffe di internet e tutto questo. Allora, se noi ci dobbiamo difendere da qualche cosa, che quella cosa è porta dei problemi, quindi non ci dobbiamo avvicinare a questo con grande facilità. Per quale motivo ci costringono ad usare così tanto internet? Loro l'hanno studiata la situazione, hanno bisogno di nostri dati per capirci dati, perché poi se li vendono, si studiano. La geolocalizzazione, anche quello è un altro problema. E poi non è vero che quando noi facciamo delle ricerche non siamo solo consumatori, ci manipolano col pensiero, con gli algoritmi, perché appunto, come si dice a me, ma se mi piace una canzone, allora mi faccio una ricerca, ma poi mi arrivano tanti altri notizie che io me l'ho chiesto. Quindi è una manipolazione del pensiero. I ragazzi che si dice sono sempre connessi, c'è la pubblicità, dice sempre connessi, ma non è vero niente che sono connessi, sono disconnessi nel modo più assoluto. C'è un aumento di psicofarmaci infatti nei ragazzi e questo è un grande problema. Ma per quale motivo poi ci costringono ad usare questa macchina 400 euro? Ma per quale motivo io per iscrivere un figlio a scuola lo devo fare tramite internet? Ma io vorrei andare in segreteria a parlare con la segretaria. Perché devo pagare con pago fa? Signora, andiamo alla conclusione, la sintesi, una parola, dai. Io come fare per pagare alla pubblica amministrazione? E non mi si venga a dire che però questo serve per l'evasione fiscale, perché non è vero, perché più facciamo così, perché più aumenta il patrocinio nella pubblica amministrazione. Per questo nessuno mi può contraddire. Vuole fare proprio un intervento completo? No, siccome ci sono anche altri, così non andiamo via. Se lei arriva alla sintesi. Vabbè, adesso ci sono domande che vanno oltre. Questa sera era una provocazione e vediamo che abbiamo colto, quindi va benissimo. Allora, sì, dica. Perché ci sono i lobbisti che molto probabilmente influenzano le decisioni del governo. Signora, allora, no, signora, faccio solo una domanda. Chi sono le multinazionali? Chi sono? Siamo noi che siamo azionisti di tutto e vogliamo guadagnare su tutto. Qua c'è l'uomo che sbaglia, non esiste un qualcosa del potere dall'alto che ci costringe. Se sei formato, l'azionista non lo sei. Se sei formato, vai nei tuoi siti dove sai di poter guadagnare. Se sei formato, non vai per soggiogare l'altro. Le multinazionali sono dei giochi per far guadagnare soldi. E se io sono socio, e se tu sei socio, e se tutti siamo soci, perché è una forte multinazionale, diventa legge. Ma la legge la fa chi diventa azionista. Questo è una operazione di una volta.
Ma che terra. Allora, d'accordo, guarda, ci sarà sicuramente una seconda. Io chiedo scusa, ci si deve ritornare. Sì. Però io pregherei chi viene a parlare di parlare qua, perché c'è una diretta e c'è il microfono che sta qua. Altrimenti chi sta a casa poi non sente niente. Per cui prendete il microfono, venite qua, così parlate anche all'altro microfono che è di Ottuna Notizie, che ringraziamo ancora. Dino, l'ingegner Dino Similiani, ingegner Dino Similiani, prego Dino. Dino, Dino, cerca di metterti vicino pure a questo. Poi Angelo Radica, c'è qualcun altro? Chiudiamo? Lei, e poi ci chiudiamo. C'è un signore là in fondo che ha questo. Allora. Okay. Lucio non è preoccupato. Padre Emiliano è preoccupato e forse lo è ancora di più di quello che traspare dal suo intervento. In questo momento ci sono 4-5 aziende multinazionali, ma in realtà sono americane, che hanno il monopolio della ricerca nel settore dell'intelligenza artificiale. Hanno il monopolio non perché hanno deciso di averlo, perché ci stanno mettendo tantissimi soldi. Ecco, prima riflessione, la politica non può lasciare che siano solo i privati che si occupano di intelligenza artificiale, primo. Perché poi il pericolo è molto più grave di quello che si pensa. Perché l'intelligenza artificiale, per quello che capisco io, non sono un esperto, sono un po' appassionato, ma non esperto. Il sistema, chiamiamolo così, il sistema va avanti per successivi tentativi, per autoapprendimento, se vogliamo semplificarlo. Ora, un sistema che va avanti per autoapprendimento, che si inventa gli algoritmi, mi preoccupa. È certo, perché noi pensiamo a ciò che è la conoscenza umana e quindi che con quegli algoritmi osservi solo ciò che noi conosciamo. No, quegli algoritmi si autorigenerano. Tant'è che ci stanno facendo gli esperimenti per capire il linguaggio degli animali e sono già arrivati a capire il linguaggio, non mi ricordo se degli elefanti o dei delfini. Dei delfini probabilmente. Ma se questo è vero, allora dobbiamo anche pensare che questi algoritmi siano in grado di vedere quello che l'uomo non riesce a vedere, come comunicano le piante, ma anche ciò che in questo momento non ci viene in mente. Bravo. Quindi la preoccupazione è molto forte. Mica dai, è forte, perché nel momento in cui il monopolio è dei privati può uscire sempre quello che impazzisce e distrugge il mondo, perché se uno si mette in mente di far con l'intelligenza artificiale di far autoreplicare le macchine, allora l'uomo diventa residuale. Grazie Dino, prego, signor. Dottor Bacile. Parlate pure forte che si sente pure in diretta. Gennaro Bacile, contadino diventato economista. Per sbaglio. Grazie. Allora, non ho sentito invece, non abbiamo ascoltato, la definizione di intelligenza, stanno tutte sull'intelligenza artificiale, ma cos'è quella umana? Cioè, quella nostrana. Mi permetterei di così dare un contributo, in parte mio, ma in gran parte dall'importante economista Carlo Maria Cipolla, che aveva elaborato proprio le teorie dell'intelligenza umana. Beh, allora, quella definizione è sempre valida e adesso per chi non la conosce, adesso che la ascoltiamo, facciamo fatica a immaginare la intelligenza artificiale che possa essere interprete e attuatore della intelligenza umana, definita come colui che è intelligente. Perché può essere definito tale? Perché quando si muove, quando fa qualcosa, quando dice qualcosa, fa bene a se stesso e agli altri. Duccio è il padrone dell'intelligenza umana, perché si diverte quando parla, quando pensa, e fa divertire, quindi fa bene a se stesso. Dico bene? È verissimo. Okay. E perché se non si divertisse non farebbe divertire. E così all'inizio di questo,
Noi di questo atto di unione si è fatto il solito accenno alla politica, perché è la doccia quotidiana che tutti noi ci facciamo al cervello, parlando di politici. Bene, se tutti i politici utilizzassero il principio che ho appena citato, avessero utilizzato il principio che ho appena citato, cioè muovendosi, parlando, facendo, facessero bene agli altri, a tutti, quindi alla collettività, oltre che a se stessi, beh, probabilmente avremmo meno ragioni per criticare anche i politici. Grazie. Grazie. Allora, sono le 20:15, non più di 5 minuti. Chi è che devo parlare? Prego. Un minuto. A testa, resti 4, veloce che posso, due, come a Radio Radicale. Come a Radio Radicale. Metti qua perché così ti prende pure qui, capito? Io ho una domanda soprattutto per il colonnello, studio informatica a Camerino e mi chiedo se ci potrebbero essere dei bias cognitivi nelle nuove generazioni dovute alla diffusione in larga scala dell'intelligenza artificiale e quindi la produzione di articoli, immagini, e sempre più informazioni anche grazie all'intelligenza artificiale. Come ti chiami? Aldo Giambuzzi. Studi? Informatica per la comunicazione digitale. Allora, alla fine, l'altro intervento, chi era? Angelo. Dai, intanto, se ne muove la grande luce. No, ma con me, con le falciatrici. No, io sono venuto perché il precedente senatore dimentica che io sono fondatore di Abruzzo Popolare. Non lo dimentico. Non l'hai detto, quindi sono proprio quello. Perché mi basta già quello che ho, quindi la grande, la piccola, la media ortona non mi interessa. Ma come interessa? La grande torre. Hai scritto per forza. La grande torre. Ma le cose che ci diciamo. Allora, innanzitutto, guardate, io capisco anche la signora che conosco dalle battaglie che facemmo ambientalisti tanti anni fa. Volevo fare un ragionamento di quello che parlo, di quello che almeno dovrei sapere, quindi da economista del lavoro, da economista territoriale, non mi avventuro nella Bibbia come induccio. Volevo dire che la frase più sensata, mi chiedono scusate gli altri, avete tutte cose sensate, è la citazione di Battisti. Cioè noi ci troviamo in la canzone di Battisti scritta da Mogol. Io ho poco tempo, ti sto abbreviando. Cioè noi non possiamo fare quello che ci pare, signora, quello che non c'è uno scoglio che ferma il mare, primo. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna governare quello che c'è. Se voi pensate, quando era arrivato Facebook o altre cose, pensate, leggete quegli articoli, e io non perché faccio politica, oramai mi faccio 40 anni che faccio politica, ne ho 57, lo faccio da quando avevo 17 anni, e Andrea Di Marco lo sa perché abbiamo iniziato a farlo insieme. Oggi la politica ha dato una risposta, perché voglio dire, c'è il cosiddetto AI Act che è di marzo 2024, l'Unione Europea ha scritto le norme. Le norme, perché signora, noi ci vogliono le norme per la qualità dei dati, per la fonte, per la gestione dei rischi. Pensate che una delle due applicazioni più rischiose sono il traffico e quello che diceva lei sulla valutazione dei docenti. Voi immaginate se salta una roba del genere. Quindi chi deve immettere dei prodotti sul mercato deve passare una pesantissima fase di analisi. Quindi quello che c'è oggi è una cosa, è acqua di rose, perché oggi se io vado su internet e dico fammi un articolo su leopardi, avete detto ma quello è uno scopiazzamento, non è quella l'intelligenza artificiale, impropriamente. L'intelligenza artificiale è un'altra roba e io voglio affrontare un tema, il tema che dovrei conoscere. Allora oggi io vi dico dei nomi: luddisti, teopatia, che è simile anche una dei, come dire, faccio un'invasione religiosa, gli eretici del V secolo, il pelagismo è altra roba, che lottavano anche contro le macchine, contro queste, e il neoluddismo, cioè ci sono state sempre delle persone che distruggevano le macchine. Lui ha citato l'aratro, io faccio un po' più, come dire, che sono più intellettuale. Ci sono dal 1810 al 1817 in Inghilterra distruggevano le macchine, c'erano degli operai che distruggevano le macchine perché ci ruba il lavoro. Questo non è assolutamente vero, lo dicevi tu, lo dicevate tutti, non è vero che si diminuisce
si diminuiscono i posti di lavoro, perché se uno non fa più un mestiere fa altra roba, se uno non fa più quella falce impara a guidare la mediterranea e a raccogliere i grani. Qual è il problema? E chiudo perché i tempi sono... Il problema è, allora, quando c'è stata l'automazione, in cui Induccio è stato un protagonista, c'erano due elementi. Primo, la distruzione della classe media. Oggi non c'è più la classe media, ci sono i ricconi e ci sono i poveracci, più o meno. Non è proprio così, però è così più o meno. Che non, è... non c'è più la classe media. Secondo, oggi, prima guadagnavano tanto e si impoverivano tanto, oggi quelli che guadagnano di più guadagnano meno e si impoveriscono di più. Quindi la precarizzazione. Se voi andate a leggere il neoluddismo, perché non è finito nel luddismo, dal 1990 al 2010 ci stavano i neoluddisti che erano contro la globalizzazione, cioè perché dice quello che è successo sarà, quindi c'è sempre stata questa roba qui e entrambi sono stati sconfitti. Quindi signore, ci sta niente da fare su quella roba lì, non la voglio deludere. Cosa bisogna fare? Qual è il problema? Qui ci sono degli avvocati, c'è l'avvocato Andrea Di Marco, c'è l'avvocato Domenico Barbone Paolini, non ci sono altri. Loro sono a rischio, perché oggi c'è la classe, c'è oggi i lavoratori. Prima, allora, mentre il neoluddismo ha fatto fuori i colletti blu, gli operai con l'automazione, oggi il vero rischio dell'intelligenza artificiale è di far fuori i colletti bianchi, perché l'avvocato non serve più, il commercialista non serve più, cioè il geometra non serve più, viene tutto automatizzato. Questo è il vero rischio che noi dobbiamo tutelare. Quindi ricordando che oggi io avrò letto una decina di, non so se li ho capiti, perché poi leggere non significa capire, ho letto una decina di libri su questo tema e faccio uno spot, come a me Barbero mi sta un pochino antipatico perché era un po' novax, quindi in un certo periodo, sì. Ma non se la ricorda nessuno con Barbero, sono solo io, perché no, non è mai stato, ha firmato un documento, poi te lo mando. Va bene, però non è un grandissimo, è uno storico bravo, un grande divulgatore. Però ve lo suggerisco anch'io, se chi deve iniziare a leggere qualcosa, che dove vai a capire, leggetevi Florini, etica dell'intelligenza artificiale, perché chiudo, i due pilastri su cui dobbiamo indagare sono il sociale e l'etica, quelli sono i temi veri, perché da un punto di vista economico non cambierà nulla, si ricicla, si riaggiusta. Non voglio citare, come dire, Adamo Smith, la mano invisibile del mercato, ma qualcosa di simile c'è, e poi per fortuna c'è la mano invisibile anche di Dio che li governa. Grazie. Compiacendomi del fatto che stai studiando informatica, immagino che tu lo stia facendo anche con le tecnologie attuali. Allora, il rischio che ci siano dei bias cognitivi c'è, sono i condizionamenti, no? Che vengono provocati da cosa? Proprio da quello che dicevo in premessa al mio intervento, dalla qualità del dato. I sistemi di intelligenza artificiale, questi grossi modelli che si chiamano Foundation Models, che comunque di cui ChatGPT ne utilizza parecchi, insomma, ne utilizzano anche Google, Bard, eccetera, dipende dal dato, quindi dobbiamo stare attenti per il futuro alla qualità del dato, dobbiamo stare attenti per il futuro al diritto d'autore e dobbiamo stare attenti per il futuro a garantire il pluralismo informativo. Quindi se e soprattutto, ecco, dobbiamo continuare a tenere addestrato il nostro cervello. E allora possiamo chiudere questo incontro, ci ricordiamo in base di proporre nel futuro eventualmente l'appuntamento, diciamo, a settembre, giusto? Aspetta, ti passo la parola per la chiusura. Sull'intelligenza umana. Sull'intelligenza politica poi ci ritorneremo sicuramente. Cosa vogliamo dire per chiudere? Le trasformazioni avvengono in maniera, le possiamo raccontare come ci pare e piace. C'è Induccio che è partito proprio dal neolitico. No, le cose sono semplici, le trasformazioni ci sono. Quello che non cambia è il cuore. Quindi mettiamo in funzione il cuore e abbiamo risolto, diciamo, tutto. Grazie. Io volevo ringraziare soprattutto gli ospiti grandissimi, preparatissimi, è stata una bella serata, un bel intervento, un bel dibattito anche
la platea molto attenta, anche per la complessità dell'argomento, insomma, che diciamo che siete stati attenti. Per cui vi ringrazio, ringrazio il colonnello, il padre Andreucci, ringrazio Duccio, che non molti conoscevano sotto questo aspetto, perché lo conoscono diversamente, e giustamente Duccio si diverte quando fa divertire gli altri. E io l'ho avuto a fianco per tanti anni, in tante circostanze, perché mi ha accompagnato in varie campagne elettorali e c'ha tante aneddoti da raccontare anche su quelle campagne elettorali, che sono bellissimi aneddoti. E quindi lo ringrazio veramente, perché non molti conoscevano Duccio in questa veste. Duccio è una persona colta, che studia, studia, no, te lo dico io perché l'hanno detto anche altri, l'hanno detto anche altri, e quindi lo ringrazio veramente di cuore, ringrazio a voi, ringrazio Nando che ha coordinato, e vi do appuntamento verso settembre, perché dobbiamo presentare un due tesi di due studentesse sul professor Franco Cercone, che non c'è più con noi, che è stato uno studioso di tradizioni abruzzesi. Sul sito di Abruzzo Popolare troverete delle pagine a lui dedicate, con tanti scritti del professor Cercone, con tante visualizzazioni che hanno fatto grande anche il giornale nostro, che Nando cura come direttore. www.abruzzopopolare.it, andate a vedere, andate a leggere. Vi ringrazio soprattutto per l'attenzione con cui avete seguito questo magnifico dibattito. A settembre ci rincontreremo nuovamente. Buona serata e grazie a tutti. Grazie.